dea Opi, forse sconosciuta ai più, ma si tratta di una dea italica intrecciata a Saturno, al ciclo agricolo ed all'archetipo della grande madre mediterranea che tutto genera. Seguimi nella presentazione. La dea Opi, venerata dai Sabini, divenne una dea romana grazie a Tito Tazio, il re Sabino che regnò con Romolo. A Roma fu associata nel culto di Saturno Sator, come dio della semina, e di Conso, dio protettore dei granai, dal latino conserere, seminare, che tra l'altro la stessa radice indoeuropea, sa, se, che si trova in Sator. Opi prese l'epiteto di consiva da quest'ultimo. I nomi hanno una loro storia e una loro potenza. Quando li possiamo apprezzare al di là del puro suono, la logica, con un'analisi etimologica, la nostra conoscenza ne viene arricchita. La parola latina ops significa ricchezza, abbondanza, doni, munificenza ed è anche correlata a opis, la quale significa lavoro, in particolare quello agrario. Tale attività poteva essere intesa come sacra ed infatti era spesso accompagnata da rituali per ottenere il favore delle divinità ctonie, cioè sotterranee, come appunto Ops, Conso ed Ispater. Il termine Ops viene fatto derivare dal proto-indoeuropeo Hop, una radice ricostruita, che vuol dire potenza e abilità e si può confrontare con il sanscrito Apnas, beni, proprietà, è delegato anche a optimus, opus e dall'italiano ovviamente opulenza come abbondanza. Saturno è il dio che ha insegnato l'agricoltura agli umani. Conso è la capacità di conservare il raccolto a lungo. Allora Opi è la dea del principio generativo dei campi, della conservazione dei suoi frutti e della conseguente abbondanza. È raffigurata con la cornucopia, il simbolo della ricchezza, e spesso viene confusa con la dea Abbondanza, una personificazione che non si limita solo ai beni dei campi. Opi, nel suo aspetto generativo della terra, appartiene al filone, per così dire, ctonio della religio, cioè il filone dell'aspetto terreno o sotterraneo della religione. Le si affida il grano mietuto e riposto nei granai. Ella è una delle maggiori manifestazioni del principio generativo femminile. Opi è identificata con Rea, madre degli dei, che nella mitologia greca è una titanide, cioè una dea antecedente agli dei olimpici. Rea è figlia di Urano e Gea, il cielo e la terra, e sorella e sposa del titano Crono. Per molti tempi Crono e Rea governarono l'universo. Proclo, nella sua opera Teologia Platonica, ci spiega che Rea si trova tra gli dei noerici o definiti intellettuali. La dea è la potenza del nous, della mente platonica, ed è all'origine di tutta l'energia ed il moto che poi viene trasferito nella psiche. Questa interpretazione è coerente con la visione di Opi intesa come principio femminile generativo. Le sue due feste sono entrambe precedute di 4 giorni dalla festa al dio Conso, i Consualia. Il 21 agosto infatti incontriamo la festa dei Consualia e poi il 25 agosto Opi Consivia, dove si celebra la fine del raccolto. Vi partecipavano i flamini del dio Quirino e le vestali. Per l'occasione si eseguivano i ludi con corsa delle bighe nel Circo Massimo, seguiti da una processione con cavalli e muli, con il capo coronato di ghirlande e fiori. Poi troviamo di nuovo il 15 dicembre i Consualia, seguiti poi il 19 dicembre da un'altra festa della dea Opi, Opalia, simile a Opi Consivia, ma con inversione dell'ordine sociale nel clima dei Saturnalia.
I padroni servivano a mensa servi e schiavi e tenevano la tavola imbandita per chiunque si presentasse a casa loro. Nel 25 agosto e nel 19 dicembre si possono offrire dei frutti o del grano, erbe profumate, del vino sull'orario, accompagnati dall'immancabile incenso. L'ideale è organizzare un banchetto. Macrobio ci insegna che si invoca la Dea Opi da seduti, mentre si tocca il suolo con le mani per sottolineare che lei è una manifestazione della Madre Terra. Salve Dea Ops Consiva, opulenta Fenes Cornucopia, Domina Tellulis, Mater Generationis, salve. Ego tibi bonas preces, preco, et hortus offero, et tu, a qui pelibender hanc libatione. Ut mihi familiaeque meae faveas, ut segetum fruges, et opes meas augas, et tu teis. Ita est. La Dea Opi, la manifestazione della Madre Terra, Dea italica della generazione e dell'abbondanza. La prossima volta che vedi un campo seminato, rivolgi un pensiero a quell'energia tellurica della generazione che non ci appartiene. Questo è un dono divino per il quale è giusto essere grati. Vale bene.